già un movimento giovanile, anche se non è schierato politicamente, già esisteva. Perché? Ti riferisci all'SSF forse? Sì. L'SSF era, perché ormai diciamo, non esiste più, era un comitato nato per coadiuvare l'amministrazione, la vecchia amministrazione comunale. Si sono fatte delle cose, degli incontri, si è fatta un'assemblea cittadina per parlare dei problemi del nostro paese. Però secondo me quello che è mancato è la continuità del lavoro, perché si è discusso all'inizio, poi si è discusso nel momento del passaggio dell'ex sindaco dal PD al PDL e si è cominciata una discussione in occasione delle dimissioni del sindaco. Dopodiché non c'è stato più nessun incontro, nessun tipo di dibattito. Io conosco bene la situazione dell'SSF perché faccio parte sia dei Giovani Democratici che dell'SSF, perché credevo in quel progetto e ho aderito perché ho avuto sempre la volontà di lavorare per questo paese. È vero che potrei essere una possibile candidata di questo gruppo? È arrivata da qualcuno del gruppo la proposta di candidarmi, ma cosa che io ho contestato per diversi motivi, ma il motivo fondamentale è che quel gruppo è un gruppo apolitico, si dichiara apolitico e apartitico, per cui la mia candidatura in qualsiasi tipo di coalizione sarebbe andata contro proprio a questi principi, per cui era una cosa contraddittoria e quindi io non ho accettato, anche perché la mia candidatura, se ci sarà, sarà espressione di questo partito e non di altri gruppi. Nell'eventualità, quindi, che si presenta una tua candidatura, come pensi di raccogliere la fiducia tra gli elettori? Dunque, inizierei parlando di sincerità, di stima nei miei confronti e della voglia che ho dimostrato sempre e che continuerò a dimostrare di lavorare con entusiasmo e passione per questo paese. Immaginiamo, primo comizio, esponendoti al popolo. Comincerà il tuo comizio con un generico amici o con un più diretto compagno? Allora, il mio primo comizio, io mi rivolgerò al popolo usando sia compagni che amici, perché con compagni mi rivolgerò ai miei compagni di partito e con amici a tutti i cittadini di Santa Elisabetta. Quindi nel PD ci sono solo compagni? No, nel PD ci sono compagni e amici. Ma con amici mi rivolgerò anche ai cittadini di Santa Elisabetta. Quali sono le tue proposte da inserire in un programma riguardante i giovani? Allora, noi come Giovani Democratici abbiamo già stilato un elenco di alcuni punti che inseriremo nel programma elettorale del Partito Democratico. L'abbiamo fatto anche in base alle discussioni che abbiamo avuto con i giovani e quindi in base alle loro esigenze. Abbiamo pensato all'estate sabbettese e quindi la mitica estate sabbettese che manca ormai da tanto tempo è un'idea, una bellissima idea che abbiamo avuto da inserire nel programma dell'estate sabbettese. È quella che abbiamo battezzato come Sabetta Stock. Sabetta Stock è una 3 giorni di concerti che si rifà al famosissimo Woodstock, che era una settimana in cui si riunivano i maggiori artisti dell'epoca dei Figli dei Fiori. E quindi noi vogliamo riproporre una cosa del genere, naturalmente in piccolo, da fare in 3 giorni e
scelto il campo sportivo da attrezzare per questi 3 giorni. E secondo te con questi problemi economici Santa Elisabetta potrà darvi una mano? Naturalmente abbiamo pensato anche a questo e organizzeremo questa manifestazione con poche somme, in quanto serve l'entusiasmo e l'impegno di noi giovani. E poi abbiamo avuto la disponibilità di alcuni gruppi musicali a noi vicini, a noi amici, che verrebbero ad esibirsi per noi tranquillamente, senza richiedere nessun tipo di pagamento. Le altre idee per il programma elettorale sono quelle che riguardano il carnevale sabbezzese, che manca anche questo da tanto tempo, da 2 anni e mezzo. E questo è un'esigenza che parte non solo dai giovani, ma dai bambini e dai meno giovani, perché il carnevale sabbezzese è sentito in paese da tutti. Poi abbiamo inserito anche qualcosa che riguarda la rivalutazione delle nostre tradizioni popolari e soprattutto della pastorale di Nardo, perché da qualche anno assistiamo durante questa manifestazione al fatto che davanti la piazza, durante la pastorale, passano autobus pieni di persone dirette a San Giovanni Muxaro. Perché a San Giovanni Muxaro la festa viene organizzata meglio e soprattutto viene pubblicizzata molto di più, per cui la gente è più informata e più invogliata a partecipare all'altra pastorale. E poi abbiamo pensato anche alla cura del verde pubblico, della manutenzione delle strade, dell'illuminazione cittadina. Abbiamo pensato anche alla sistemazione degli impianti sportivi, perché sono luoghi di aggregazione. Il campo sportivo per Santa Elisabetta è sempre stato un luogo di aggregazione. Ultimamente si è parlato molto di rinnovamento politico. Perché il Partito Democratico non ha puntato subito su un candidato giovane, magari sulla scia di Tommaso? Dunque, io penso che per com'è la situazione del nostro paese, di Santa Elisabetta, ci sia bisogno di una persona esperiente, una persona che abbia maturato esperienza politica e amministrativa. Poi il sindaco, l'esperienza del sindaco sarà anche coadiuvata dalle idee, dall'entusiasmo di noi giovani che lo collaboreremo a vari livelli e le nostre idee potranno essere concretizzate con la sua esperienza.